caloroso saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio, ancora un po' di pazienza e si comincia. La partita di oggi è tra Lione e Foggia. Un saluto a tutti da parte di Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Grazie Fabio, è un piacere commentare questa partita in tua compagnia. Speriamo che le due squadre diano vita a un incontro emozionante. Potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. E ora si fa sul serio, si parte. Si riprenderà con una rimessa laterale. Vuole la profondità. Quagliarella. Cerca un compagno. Faccia a faccia, occhio al tiro. Grande parata dell'estremo difensore. Il portiere è rimasto concentrato, è stato molto bravo. Sousa, vero specialista sui calci d'angolo, attenzione. Va di testa! Ci arriva di nuovo. Hanno iniziato con l'atteggiamento giusto, ma devono sfruttare meglio queste opportunità. C'è la palla lunga, in avanti. Tete. Pallone alto e lungo sulla fascia. Va via di forza. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Si arrabbia, questo cartellino non lo vuole proprio, ma l'arbitro ha le idee chiare. Tocco preciso, si coordina per il tiro. Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Nessun gol finora. Cambia gioco. Buono il cambio di gioco. Pinzi. Può crossare. Palla al centro. C'è il colpo di testa. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Ferri cerca di allungare il gioco.
Mangioni. Sousa. Quagliarella. Palla larga in profondità. Palla riconquistata immediatamente. Prova la conclusione. Pallone dentro. Salta e colpisce di testa. Attenzione, può tirare. Altra occasione. E arriva la prima rete della giornata. E arriva così il gol del vantaggio. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Matias Fernandes batte il portiere per la terza volta in questa competizione. Il risultato si sblocca, 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. La mette sulla sinistra. Ottimo intervento. Qui può partire il contropiede. Cerca la profondità, sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Elegante. Ecco il cross. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Il Foggia è ancora avanti di misura, ma il risultato poteva essere ben diverso. Che primo tempo hai visto, Luca? Credo che il risultato rispecchi i valori visti in campo. Meritano il vantaggio perché hanno giocato con più convinzione là davanti. Adesso non devono commettere l'errore di chiudersi in difesa. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Il Foggia deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Lancio lungo del portiere. Ferri la gioca sulla destra. Tete. Ferri prova la giocata nello spazio e trova bene il compagno. Cerca il tiro ed è gol! Hanno trovato la parità. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. La difesa si è dimenticata completamente di lui. Si ricomincia da una situazione di parità. Beh, ragazzi, se non vi piace una partita del genere, allora non vi piace il calcio. Ferri riconquista la palla. Si avventa deciso sul pallone. Cerca spazio. Può calciare a rete. E pass. Ecco il tiro. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Certo, non sarà contento di aver sbagliato dopo essere stato messo davanti alla porta così. Un'occasione d'oro. Yangambiwa scodella in avanti. Lungo passaggio in avanti. Sulla destra. Tete. Il Foggia non ha ancora effettuato cambi. Pinzi. La difesa sta lavorando molto per limitare gli inserimenti in velocità degli avversari. Beh, forse è per questo che hanno diminuito l'intensità del pressing. Esattamente, si attaccano troppo la palla e si fanno superare. Gli avversari sono abilissimi a verticalizzare e arrivare su. Prova a salire in area.
riuscito a trovare il gol, era una grande occasione. Qui le opportunità vanno capitalizzate. È una partita tattica, difficilmente vedremo tante occasioni. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Prova il filtrante. Palla intercettata. Adesso entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, pronti a sfruttare la minima occasione. C'è Błaszczykowski. Il Lione pregusta la qualificazione alla fase successiva del torneo. Vangioni prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Stanno giocando bene adesso. È il tempo che sta per scadere. Cerca la gran conclusione. Ottima la parata del portiere. È incredibile che ci sia... Non c'è più tempo, finisce qui. Unico vero vincitore, l'equilibrio. Partita che finisce in pari, ovviamente. Sentiremo poi in settimana, nelle interviste, se i due tecnici saranno rimasti soddisfatti della prestazione e del risultato. Che partita si è giocata oggi, Luca? È stata una partita combattuta. Entrambe le squadre avevano voglia di vincere. Chi ha visto la partita può capire da solo perché non c'è stato il lampo che ha fatto la differenza.